Eccoci qui in questa sezione del corso in cui parleremo del software che utilizzeremo da ora in avanti. Come avrei letto nelle note inizio corso, il software è QGIS, in particolare nella versione 3, quindi l'ultima versione attualmente disponibile. Dunque, al primo avvio QGIS si presenta in questo modo. Avrai praticamente una interfaccia di questo tipo, con i pannelli di browser, quindi questa parte laterale qui di sinistra che è la TOC, la Table of Content, la parte centrale in cui andranno a essere visualizzati man mano i vari strati informativi, che è il canvas, e una serie poi di menu e di icone che andremo a vedere pian piano man mano che ci torneranno utili.